Misure rigide per Natale. Deroga solo per gli spostamenti tra i piccoli comuni. Il vertice dei capi delegazione con il Premier Conte si è aggiornato a lunedì alle 12, dopo un incontro con il CTS. Dalla riunione, apprende la Gncronos da fonti governative, è emersa una posizione compatta della maggioranza sulle indicazioni da dare in vista dei giorni di Natale. I passi da compiere per modificare le misure contenute nel decreto e nel DPCM Natale sono stati al centro della riunione del Premier Giuseppe Conte con i capi delegazione, il ministro delle Regioni Francesco Doccia, il sottosegretario Riccardo Trattaro, il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per gli spostamenti, ma solo per quel che riguarda i piccoli comuni. Il limite che si sta considerando per le deroghe agli spostamenti natalizi è quello dei comuni con 5.000 abitanti entro i 30 km. Per il resto, però, l'intenzione è quella di andare verso un irrigidimento delle disposizioni sulla base di quello che è stato definito modello Merkel. In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta l'ipotesi di disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date dagli scienziati. Non un nuovo lockdown, viene sottolineato, ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta. Si profila una mozione di maggioranza da presentare domani mattina in Senato con l'obiettivo la questione della mobilità tra comuni diversi. Leggi anche. Nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus sono state chieste in giornata dal PD, come è emerso oggi nel corso di una riunione dei ministri PD con i capigruppo di Camera e Senato, il segretario Nicola Zingaretti e il vice segretario Andrea Orlando. Le misure indicate alcune settimane fa dal governo per contenere la curva della pandemia stanno funzionando. Se la situazione in molte regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime è drammatico, così come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro, la posizione espressa dai vertici del PD. L'odd position index per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Comitato Scientifico Nazionale, occorre valutare l'adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi. Caffeina News by Gncronos.